Allora, siamo qui stasera insieme a questi tre artisti che ci stanno firmando la locandina della loro serata fotografica. La mostra è inaugurata stasera con Michelangelo Sardo, Rita Bacchiddu e Mattia Barbata. Tre bravissimi fotografi che hanno oltretutto vinto numerosi premi e oggi sono qui presenti con le loro opere, diversi progetti. Io vi chiedo, ragazzi, che cosa ci avete portato e quali sono i vostri ultimi progetti. Da chi iniziamo? Prima le signore. Allora, io faccio un lavoro sulle geometrie cittadine. In ogni città dove sono andata, Cagliari compreso, ho cercato di trovare delle geometrie che potessero interessarmi, che avessero qualcosa da raccontare. Benissimo, Rita, grazie. Grazie. Complimenti per i tuoi lavori bellissimi. Michelangelo. Che hanno già girato in Europa. Il primo riguarda la storia della Grotta della Vipera, una serie di dee che sono state invocate da una signora chiamata Attilia Puntilla, che tra l'epoca dei fatti aveva 62 anni, vissuta tra il primo e il secondo secolo d.C. Vivevano a Cagliari, il marito si era ammalato di malaria, viveva a Santa Vendrace, dove c'è appunto la Grotta della Vipera adesso. Il marito era in punto di morte per via della malaria e la donna, Attilia Puntilla, ha invocato pubblicamente gli dèi, che io ho immaginato le dee al femminile, perché salvassero la vita del marito e in cambio prendessero la sua. Il fatto ha voluto che così sia effettivamente accaduto, il marito è guarito, lei progressivamente invece si è ammalata e alla fine è morta. Il marito disperato ha speso le sue sostanze per erigere quella che ancora oggi è visibile come Grotta della Vipera, e questa è una storia vera, una storia d'amore di 2000 anni fa, e mi è sembrato bello È farla conoscere molto in bello e molto romantica. Complimenti. Le tue foto sono splendide, Michelangelo, come sempre. Grazie, grazie. Invece abbiamo qui il terzo artista di stasera, Mattia Signori, Barbata, buonasera. che ci presenta Il report, l'ultimo lavoro. reportage che ho fatto, che è Detrap, che tratta per l'appunto della tonnara, la tonnara che si svolge a Porto Scuro, nonché anche l'unica nel Mediterraneo, e aveva lo scopo fondamentalmente iniziale quello di semplicemente documentarla, ma pian piano, man mano che comunque lavoravo con loro, stavo a diretto contatto con i tonnarotti, il rice, ha preso un'altra piega, che serve quello più che altro di sensibilizzare il mondo a questa pratica, uno per quanto riguarda anche come alternativa a un territorio che è stato bistrattato dalle industrie, eccetera. E poi più che altro perché è un modo anche per sensibilizzare nei confronti di altre modalità di pesca che sono decisamente più invasive e distruttive, mentre questa comunque se si svolge unicamente in un determinato periodo o salvaguarda comunque sia anche il ciclo vitale del tonno e ha un suo perché, considerando anche comunque sia gli altri diversi tipi di pesca che stanno distruggendo i nostri mari. Infatti nel periodo in cui ho fatto il reportage anche il quantitativo di tonno è stato molto inferiore rispetto agli anni precedenti. Questo qui è dovuto per l'appunto a delle pratiche di pesca intensiva che vengono fatte nell'Atlantico e poi durante il percorso che segue il tonno. In conseguenza li intercettano prima Ho senza fare capito. una selezione, mentre qui alla tonnara viene fatta una selezione e viene data la possibilità di percorrere ulteriormente lo ciclo vitale. Perfetto, grazie, grazie. Io vi farei un applauso a tutti e tre, vi ringrazio. Ve lo fate voi, bravissimi. Ma ve lo faranno tutti quanti stasera che sono giunti qui numerosi per vedere la vostra mostra, che sarà visitabile tutta la settimana, sino a venerdì, qui alla Ruota della Fortuna. Io vi ringrazio. E vi do appuntamento a questa settimana, ma anche ai prossimi nostri eventi a cui voi partecipate spesso. E io vi ringrazio e sono orgoglioso di avervi tra i nostri associati. Grazie. Grazie Grazie, ciao.